Ci sono solo come lo è soltanto un folle o uno straniero. Un leone chiuso in una gabbia dalla quale scruta il cielo. Magari scende la neve e si infittisce il mistero, coprendo come di un velo, ma senza far rumore, pian piano il mio cuore. Allora, siamo nella cantina Sincarpa di Torre Vecchia Teatina. Oh, stamattina c'è stata una bella sorpresa per il maestro Piero Mazzocchetti, che oggi compie 40 anni, e gli è stata dedicata dalla cantina l'etichetta di un vino Montepulciano del 2011, quindi un vino di prestigio, e il maestro non sapeva nulla, quindi si è trovato di colpo nel mezzo di una conferenza, e adesso tra poco lo intervisteremo insieme a Don Gennaro. Allora, maestro Mazzocchetti, una bella sorpresa per i tuoi 40 anni, buon compleanno, è venuto Don Gennaro a farti gli auguri dalla parrocchia della Madonna del Porto di San Vito. Voglio solo dire una piccola introduzione, che ogni volta in queste occasioni scopriamo qualcosa in più di te, un'occasione in cui tu dovresti essere al centro dell'attenzione, è il tuo compleanno, ma ogni volta tu dai spazio agli altri. Abbiamo parlato del Burkina Faso anche, che è una iniziativa meritoria di questa cantina, ma tante altre cose fai tu. E quando ti è stato chiesto nella precedente intervista cosa sono le cose più importanti per te, hai parlato di tuo figlio soprattutto e della tua famiglia. Sì, non ci sono giorni in cui si festeggia autonomamente un compleanno o una ricorrenza particolare, ma si festeggia in condivisione, in comunione con gli altri, perché credo che sia la cosa migliore, perché se noi siamo diventati degli esseri umani migliori, non lo dobbiamo solo esclusivamente a noi, a Dio, ma anche alle persone che, soprattutto le persone che sono state intorno a noi, nel bene e nel male, perché poi dagli errori si medita, si prende consiglio e si cerca di non ripeterli. E ci sono delle persone che invece hanno consigliato nella propria vita come gestire alcune situazioni particolarmente difficili, e nei miei 40 anni ce ne sono state diverse di situazioni difficili, complicate, la mia emigrazione all'estero, quindi momenti anche di sconforto, momenti in cui anche molte porte erano state chiuse in faccia, e momenti di grande soddisfazione, di grande successo, di grande e particolare forza artistica. Certo, la vita è fatta, come si sa, di scalini, a volte si fanno 5 passi in salita, a volte ci si ferma, a volte bisogna farne 2 indietro, però la cosa bella è che alla fine tiri una linea e ti rendi conto che le cose positive che sono al di sopra della linea sono superiori e maggiori rispetto a quelle negative. E quindi un percorso che hai costruito in questi 40 anni, passo per passo, pensando anche agli altri, ai valori anche tradizionali dell'Abruzzo, e oggi l'Abruzzo ti festeggia con il suo prodotto più tipico, che è il Montepulciano d'Abruzzo, dedicato a te. Ma sì, siamo una realtà che è la Sincarpa, un'eccellenza abruzzese che ama il territorio, che rispetta il proprio territorio e che riesce dal territorio a carpirne il cuore pulsante, il sangue pulsante che è il Montepulciano. E quando le realtà abruzzesi in qualche modo diventano delle eccellenze, allora sì che possiamo gridare al miracolo, perché oggi c'è una grandissima difficoltà nel lavoro e non è facile neanche che i ragazzi vogliano tornare alla terra, anche se devo dire che negli ultimi anni c'è un ritorno alla consapevolezza agricola, all'enogastronomia, che forse è la risorsa più importante del nostro paese, e fortunatamente ce ne siamo accorti noi italiani e anche le istituzioni, e per questo si stanno facendo degli investimenti importanti. La strada da fare è ancora molto grande, però se riusciamo a festeggiare il compleanno di Piero Mazzocchetti o di altre persone che in qualche modo si sono contraddistinte nel loro lavoro in Italia e nel mondo, con un buon Montepulciano sicuramente sono più contento. Certo, lo champagne piace a tutti, ma io preferisco il Montepulciano.
Bene, adesso passiamo la parola a Don Gennaro, che non vede l'ora di farti gli auguri appunto da parte della parrocchia. A Maestro Piero i nostri più cari auguri, miei personali e quelli della parrocchia di San Vito Marina, ammirando il maestro per la sua simpatia, gentilezza e ringraziandolo perché porta l'Abruzzo nel mondo, Abruzzo che è forte e gentile, come forte e gentile è lui. Grazie, grazie per l'amicizia. Grazie a voi. Allora, Antonio Di Josafat, collaboratore di Piero Mazzocchetti, del maestro, con la tua simpatia, la tua verve, la tua voglia di fare, sei riuscito a fare anche oggi una bella sorpresa, e forse la più gradita al maestro Piero Mazzocchetti. Beh, di certo è una sorpresa con cui iniziamo ufficialmente i festeggiamenti per il suo 40° compleanno, non solo i suoi, perché ricordiamo Piero ha una gemella, e quindi sono tante le sorprese che noi dell'Accademia, noi dello staff di Mazzocchetti stiamo preparando per questa giornata. E per dirla alla Corrado maniera, non finisce qui. Ma è una sorpresa, appunto, quindi non ti chiediamo altro. Complimenti. Grazie ancora. Grazie a te. A condannarmi e poi a salvarmi sempre più. Ovunque sei, ti penserò. Mai lo fermerò. Schiavo d'amore, la mancanza mi riempie l'anima, mi tiene in suo potere. La mia tristezza è dolce, ma talvolta è come un altro carceriere. Eppure quanta bellezza, perfino dentro il dolore. Ti vedo dentro. Ah, mi siete, non sta arrivando pure. Sta arrivando. Sì, arrivato, ma sentite, è stato un'idea. Detta sottovoce da Antonio e poi quando la cosa a me piace, poi parlando, si parla di Piero Mazzocchetti, non è che si parlava di uno qualsiasi, quindi abbiamo subito attivato la nostra macchina. Quindi abbiamo dedicato questa bottiglia, sono 100 bottiglie che poi questa sera Antonio, come dicevo prima, ha pianificato questa nell'occasione della festa dei 40 anni di Piero Mazzocchetti. Antonio ha pianificato questa asta di beneficenza. Io credo, come dicevo prima, credo molto in queste aste, in questi momenti di beneficenza che tocchi per mano, perché noi, io nella mia parrocchia, io non sono di Torrevesco, sono di Francavilla, nella mia parrocchia ogni anno facciamo un'asta di beneficenza con il vino per il Burkina Faso. Quindi noi come parrocchia abbiamo adottato un villaggio in Burkina Faso. Burkina Faso paese del Centro Africa, uno dei paesi più poveri al mondo, poi dopo l'asta di beneficenza quest'anno abbiamo raccolto circa 450 bottiglie di vino. L'invito è stato rivolto a poche cantine, poi alla fine la cosa bella che è successa quest'anno è che sono arrivati cartoni di vino da cantine che noi non avevamo nemmeno chiamato, perché poi sai, c'è sempre quella remora di chiedere. Sono arrivati bottiglie da cantine. Da come dicevo prima, è un'eccellenza abruzzese che nel vino, nell'enogastronomia ovviamente si è collocata in maniera prerompente e prepotente, ma nel senso giusto e positivo della definizione. Per quanto mi riguarda, i 40 sono una tappa importante, sono un giro di boa. E riguardo i miei 40 anni sono felice perché credo di aver ottenuto al momento forse più di quello che mi aspettassi dalla vita. Il buon Dio mi ha voluto donare un talento che tutti noi abbiamo, però la fortuna più grande è quella di esserne consapevoli
Io ho avuto la fortuna di essere consapevole del mio talento, di studiare per cercare di migliorarlo e di rendere il mio talento, la mia voce, un veicolo di comunicazione che può arrivare a tutti senza distinzioni politiche, religiose, culturali, sociali, come il vino. Il vino è un mezzo di comunicazione straordinario perché mette a tavola tutti, e quando dico tavola uso una metafora: la tavola è la comunione, la tavola è l'aggregazione, la tavola è la possibilità di in qualche modo esporre le proprie idee davanti a un buon bicchiere di vino. E si sa che il vino ha questa caratteristica straordinaria, quella di smussare gli angoli più pericolosi e più appuntiti, no? Perché riesce a darti una inebriezza, un'inebriazione che non è derivata dall'alcol, ma è derivata dalla sua fragranza. E la cosa bella è che il vino in qualche modo posiziona l'ubicazione geografica tipica del territorio. Noi quando beviamo un buon Montepulciano sappiamo che siamo in Abruzzo, e se lo beviamo all'estero ci rendiamo conto che portiamo un pezzo di Abruzzo nel mondo, e questa è la cosa più bella. Prego, Sindaco. Impone la presenza in più posti contemporaneamente. Io saluto Piero, vogliamo Piero perché ormai è diventato un amico, saluto tutti quanti voi. Mi fa piacere che sia venuto qui da noi a festeggiare, perché quest'anno soprattutto, che è l'anno del Montepulciano, del DOC, del riconoscimento del Montepulciano DOC, e penso che sia un modo bello per iniziare tutta una serie di poi di celebrazioni che dobbiamo fare. Anche noi come cantina, se non parlo come sindaco adesso, come membro del CD della cantina sociale. E queste cose sono importanti perché la tua vicinanza al territorio la sentiamo sempre. Ed è bellissimo perché non tutti poi ricordano le origini quando diventano famosi, quindi questa tua vicinanza al territorio ci fa tanto tanto piacere, la tua amicizia con Torrevecchia soprattutto. Grazie anche ad Antonio che è diventato un cittadino di Torrevecchia Teatino, ovviamente, anche se lui ha ancora, c'è un accento un po' particolare, francese. Però siccome si trova meglio qui da noi, quindi prima ogni tanto il fine settimana andava via. Adesso l'unico problema è Astemio. L'unico problema è che Astemio, però l'abbiamo convinto in qualche cena a bere il Montepulciano. E si è accorto che il Montepulciano non gli fa male, che invece la Coca-Cola lo rovina. Lo stavo dicendo io, lo rovina. Poi gli facciamo una fornitura diretta. Quindi piano piano lui inserirà questo alimento, perché il vino è un alimento nella sua dieta, e per cose andranno decisamente meglio. Quindi grazie a Piero, sono un breve saluto e scusatemi di nuovo, ma purtroppo grazie. Il mio ritardo è dovuto ad altro. Cioè, quindi è una cosa bella questa. E poi voglio annunciare a Piero una cosa che lui magari non lo sa, perché tante cose di questa giornata le scoprirà solo vivendo, dice una canzone, quindi fondamentalmente tante cose non gliele abbiamo dette. Lui non sapeva nemmeno che questa mattina sarebbe dovuto venire qui alla presentazione di questo vino, con la sorella sapeva solamente che veniva a casa, quindi tutta una serie di cose parallele. Però sono stato, questo lo posso dire, oltre ad essere testimonial dell'UNICEF da questa sera, perché nel giro della giornata avrei modo di incontrare anche altre persone, sei diventato anche testimonial ufficiale della Regione Abruzzo dell'Unitalsi, che è l'Unione Nazionale Italiana che porta gli ammalati e le famiglie a Lourdes. E il regalo che l'Unitalsi ti farà è quello che ti vuole accantare davanti alla grotta di Massabiel per la Vergine di Lourdes, quindi sarà un altro bellissimo appuntamento. Questo è un riconoscimento che si verrà ufficializzato nella giornata, ma che ci teniamo a dirtelo adesso. Quindi sappiamo che tu ci tieni tantissimo, la presenza di Don Gennaro non è a caso, perché è stato forse uno dei primi sacerdoti che all'indomani dell'apertura della nostra accademia, che si trova qui vicino, è venuto, e ce lo troviamo spesso a salutarci eccetera. Quindi ben vengono queste cose. Grazie alla cantina Singarpa, grazie al comune di Torrevecchia che mi sopporta più che supporta, perché ormai ogni tanto vado a bussare sotto le diverse vesti che vengo a ricoprire. E poi niente, grazie a voi, grazie a tutti quanti per la gioia che ci date, e soprattutto grazie perché credete in chi ha fatto dell'Abruzzo e chi porta l'Abruzzo in giro per il mondo, perché la prima cosa che Piero Mazzocchetti dice: io sono abruzzese e le mie radici sono fondamentali. Quindi questa è una cosa bella, grazie di cuore a tutti.
Medicanto qui a San Giovanni Teatino, donare questo piccolo pensiero alla cantina Sincarpa, con grande amicizia, riconoscenza e stima per il vostro pensiero straordinario che mi emoziona e mi riempie il cuore di gioia. Torrevecchio, Teatina, 23 03 78 2018. Grazie. Poi, facciamo la consegna ufficiale. Sì, la settimana scorsa ho fatto un brano prima che esco in età, perché nel 2000 ho fatto 35 anni, così compono un po'. Sì. Se uno vuole fare i conti, poi li fa. A lei non glielo diciamo, sindaco, l'età, perché sarebbe troppo. Io sono giovanissima. 28 anni. Bene. Facciamo la consegna ufficiale. Se può mostrarlo. Questi li mettiamo avanti. Magari scende la neve e si infittisce il mistero. Prendo non avevo dubbi. E facciamo bere anche Antonio. Facciamo bere anche Antonio.